nuovo video volevo far vedere la mia postazione creativa più altre cose che uso per il Fimo, diciamo che uso per il Fimo, cosa tipo ciondoli, eccetera, e più i miei due acquisti, che veramente ne avevo fatto tre, però il terzo era per uno swap e quindi perché hanno scritto per lo swap con Alice. Credo che lunedì farò, martedì, il video dello swap finalmente. E ora passiamo alla postazione creativa che io ho in questa scatola. Vi volevo dire un'ultima cosa che comunque erano tre acquisti più il quarto che avevo fatto per uno swap che hanno scritto. Allora, voi non vedete ovviamente perché ho la telecamera un po' bassa, ma se vedete dentro, guarda, è pieno, cioè, ragazzi, è disordinato in una maniera che voi non potete immaginare. Perché io prima l'avevo stato il mio primo video, mi ricordo, se mi ricordo bene. Telaio tipo, sai, quelli là che mettono per gli elastici, però il triplo, e però poi l'ho levati da lì perché non so. Beh, comunque, perché poi lo userò per altre cose, per perle che sistemerò con molta pazienza e charms. Quindi passiamo subito perché avrò tante cose. Guardate il mio sfondo che è di una tovaglietta di gatto silvestre. Allora, passiamo a questi sono gli attrezzi che questa luce è veramente bruttissima, anche se mattina, cioè sono le 20, quarto, beh, non mi ricordo, comunque sono tutti gli attrezzi. Se sapete, questo lo so, è un taglierino, cutter dovrebbe essere. Sapete questo cos'è, questo cos'è, questo cos'è? Mamma mia, perché si vede così male? Ecco, ditemelo qui sotto, nei commentini. Poi io uso questo come mattarello per risparmiare ovviamente perché il mattarello, cioè prendi una cosa oppure potete usare il dotter, potete usare tutto quello che volete, io uso raramente questo perché ho visto alcuni video con il dotter e quindi sto iniziando ad usare il dotter. Poi ho queste salvettine che sono molto utili per, per il fumo, per non farlo sporcare, ecco, e anche per il vostro piano da lavoro ed è molto utile, sono molto utili. Yeah. Scusate ragazzi, vi dico che purtroppo in questo video non ci sarà il dotter per chi non lo trovo e questa cosa mi fa molto triste. No! Beh, comunque passiamo ad altre cose. Allora, dai panetti di Fimo dopo. Allora, questa pinzetta uso per allargare no, i cerchietti, o se una creazione è piccola potete metterlo con questo. Io non lo metto mai, però se voi lo volete fare fatelo. Sì. Poi questi che veramente sono per le unghie, l'ho comprato per le unghie perché prima ero veramente appassionata ed ero bravissima. Ho anche il fornetto. Merda, si è rotto. Ho anche il fornetto che per solo smalto semi permanente. E quindi solo per quello, però io voglio comprare il gel per fare le però questi sono utili anche per il film, per abbellire. Però diciamo che quando lo metti sono un po' bruttini, non so perché. Poi ho questo stampino fatto da me, visto un tutorial di Fran Sugar Pills. Bravissima, ciao Fran Sugar Pills. Vabbè, questa è una rimanenza di un squishy trovo più. Vabbè, poi ci sono queste nuove creazioni che vi ho fatto vedere in vari video che per colpa di YouTube si sono cancellate.
cancellati. Poi c'è questa, che sono altri per l'unghia, però io li uso anche per il fimo, però mi sono trovato tanto bellino. Poi ci sono questi glitter. Io vorrei provarla con l'acqua caldo, ma non ho la pistola. Solo che una mia amica ha detto che costa tipo 14 euro quella piccola, ma state scherzando? Poi questo bracciale che ho fatto uno stampo, eccolo, con questo stampo, così, ed è, vabbè, questo volevo far vedere solo per lo stampo, non si vede, yes, c'è troppo la catenina così di questo colore scuro qui. Ma dalla telecamera sembra blu, se no è viola scuro. No, dai, stiamo scherzando. Poi questo stampino. Poi carta vetrata che serve sempre, anche se non la sto usando più perché non faccio tante cose con texture, perché sto facendo, poi faccio con gli stessi cadenti perché ho fatto tanti zenzi e li ho venduti tutti. Yeah! Questi anche per abbellire qualche creazione. Poi vediamo. Questo che ci tengo tutti, le monachelle si chiamano, sì, anche qui dentro. Monachelle per orecchini, monachelle. Poi passiamo ai panetti di Fimo, che è il Sara, il più importante. Ti amo Sara, ti sposerò qualche volta. Verde smeraldo, della Fimo Soft, tutti sono della Fimo Soft, tranne alcuni. Poi Fimo Soft arancione, Fimo Soft marrone, non è il mio nome, Fimo Soft, come si chiama? Giallo, Fimo Soft rosso, Fimo Kids Effect grigio, Fimo Soft nero, Fimo Effect, credo di sì, Kids, quelli più pochi sono i Kids, Fimo Kids Effect e Fimo Effect. Ok, abbiamo finito tutta la roba, cioè tutta, abbiamo passato l'imperativa e poi farò vedere altre cose. Ho spostato un po' la telecamera perché, scusate un attimo del rumore, volevo andare dove c'era più luce, quindi ok. Allora, questo è un sono sempre cose di monachelle, guardate, perline, credo solo queste perline non sistemerò dentro allo scatolo. Beh, poi ci sono questi segnalibri che, vabbè, volevo far vedere solo cose di Fimo che purtroppo qui dentro non ci sono, solo cose di Fimo. Quindi questa è l'ultima cosa che vi posso vedere. Poi cioè, li metterò dentro, ci metterò 2 anni, lo so, 2 anni tipo, e ho finito, ok, l'ultima cosa vi voglio avvisare è che io ovviamente vindo, quindi chi non lo sa, vindo tante cose carine, ma a poco prezzo perché vendo alle mie amiche. Poi quando inizio a fare la bancarella inizio a vendere, tipo a sparare 1 euro a creazione. Se mi vieta la vista, ho preso un cartone qualsiasi che ha un buco, se per segnalibri. Lo so che fa un po' schifo che dei segnalibri, vabbè. Poi c'è questo qui che sono fatti così, sulla prima parte è fatta così. Quindi c'è scritto seguimi su YouTube Giorgio Piemonte, poi scritto Instagram, però Instagram no. Ho già tanti seguaci, quindi ne voglio altri. Ok, ora è arrivato un momento.
momento degli acquistoni che volevo far vedere. Allora, iniziamo da questa terra d'ombra. No, non è terra d'ombra. Non c'è il coso, l'ho levato. Vabbè, comunque, l'ho comprato al mercatino. La camera. Che è un po' macchiato. Era... scusate, me lo tiro. Era quello di successo. Quello schifoso. Vabbè, dopo vedrò perché ora... ok, tutto imbrattato. Vabbè, questo qui che mi servirà per per il fimo, per... non mi viene, ragazzi, aiutate, per fare, scusate, il color biscotto alle creazioni. È anche un po' brillantinata, giusto per dare un tocco più trendy alle creazioni. Poi passiamo a questi due cutter. Questi, ce n'è uno grande che mia sorella appena l'ho preso, no, lo voglio come per fare i biscotti. Bene, usiamolo come per fare i biscotti, però c'è il fimo sopra azzeccato, quindi dovrei lavarlo benissimo, però lo useremo proprio per i biscotti. Poi questo che uso per il fimo, che per fare il morso, credo che avete capito, non so se metto male io il cutter, ma mi viene la parte più grande, quindi la parte di sopra, non la parte più grande, per questa parte. Tipo metto questi due, questa parte mi viene bene, quindi grande, come la grandezza di questo. Ah, ecco perché devo tagliare così, io tagliavo così con questa. Vabbè. Comunque, viene questa parte più grande e questa parte più piccola. Cioè questa viene giusta e questa viene male. Non so perché, aiutatemi, forse lo metto io male, io credo proprio di sì. Questo è l'ultimo acquisto che ho fatto, che mi sono innamorata a amore a prima vista, e questo... telecamera... non si dice, scusate, se è una telecamera brutta, scusate. Beh, comunque, una specie ciambellina a forma di fiore... morbida, cioè scusate il dito, è veramente morbidissima. Ed è un fiorellino attaccati alla scatola e mi piace tantissimo, amore a prima vista proprio. L'ho comprato sempre al mercatino. Diciamo che questa roba costa pochissimo, questo è un euro, questo squiccio in mano, questo è 70 centesimi, due carte, e questo è un euro. Se faccio degli affari buonissimi lì, e anche per il fimo, però il fimo lì non c'è, però c'è lo squishy, c'è la parte cartelleria, che non ho trovato i gessetti, però potete trovare tutto quello che volete. Questo mi fa piacere. Ci sono anche lo Xboxing, non so come si chiamano. Beh, comunque quella tipo di Sailor Moon, eccetera. E farò, credo, un video quando andrò poi di nuovo al mercato. Credo che questo video vi sia piaciuto, e anche le cose che ho comprato e la mia postazione creativa. Un grossissimo bacione.